Io mi sono occupato di queste vicende per ragioni empiriche, perché faccio il politico, faccio pro tempore il legislatore e cerco di capire quale sia la soluzione, se serve, quale sia la soluzione. Io credo che, non so se riesco a parlare di linguaggio, però quantomeno di principi ispiratori. Io credo che tutto il dibattito che abbiamo avuto in Italia sul testamento biologico, che ha finito per mangiare tutta la discussione sulla bioetica, da una parte nasca su un presupposto che secondo me corrisponde più a un'ossessione della classe politica e di una parte della classe politica, che è quello, si disse, tutto nasce da lì, dobbiamo, a proposito del caso Luana, la critica fu non possono essere i magistrati che decidono, la politica deve riappropriarsi del suo ruolo. Io già, mi ricordo, fui credo l'unico tra i pochissimi della maggioranza da allora che votò contro il famoso ricorso che il Parlamento fece contro la sentenza e Luana, perché non sono manco un magistrato, sto agli atti e agli atti c'era un dibattimento pubblico, un processo pubblico per capire quali che fossero realmente le volontà lasciate da quella ragazza, perché il punto giuridico era quello, non era se si poteva o non si poteva, il punto giuridico erano quelle le sue, e lì c'è stato un processo come quelli che consentono alla collettività di tenere in galera la gente, e quindi quello era un primo punto secondo me che ha falsato la cosa. Poi quando si è affrontato il tema, io ho partecipato all'organizzazione di un seminario con diciamo esponenti della Konrad Adenauer Foundation, tedeschi, espertissimi di bioetica. Sulla scorta della lettura che io ho fatto, ovviamente siccome non parlo tedesco me la sono fatta tradurre e poi l'ho data a tutti i colleghi parlamentari, della traduzione del testo di legge sul biotestamento proposto non dalla sinistra tedesca, proposto dalla CDU-CSU e sottoscritto anche da Angela Merkel, quindi che usciva dal cuore del Partito Popolare Europeo e della tradizione democratico cristiana europea. E siccome quel testo io lo giudico perfetto, anzi più avanti di quello a cui io mi sarei spinto, a loro ho chiesto, ma com'è possibile che, poi loro in Germania hanno adottato un testo che era quello, diciamo, socialisti, verdi, liberali, che andava anche oltre, ma non è questo un problema. Dico questo perché noi abbiamo avuto in commissione una enorme discussione proprio sulle parole più che sul contenuto. No? E uno dei principi che abbiamo scolpito, poi vedremo che fine farà questa legge, nell'articolo primo, definitorio, cioè, c'è quello della indisponibilità della vita umana, che io fatico a capire nel momento in cui lo metto su una legge cosa significa. E per cui io ho fatto questa obiezione ai tedeschi e ho detto, ma scusa, voi come l'avete risolta la questione? E c'erano insegnanti di università cattoliche protestanti, di università cristiane sia protestanti che cattoliche, bavaresi. E ho detto, ma semplicemente noi abbiamo fatto una legge e non abbiamo preteso di mettere per legge una codificazione del principio dell'indisponibilità della vita umana. Noi siamo partiti da un principio giuridico che nessuno mette in discussione, che c'è nell'ordinamento tedesco, cioè che è quello della inviolabilità della persona umana, anche per fargli del bene naturalmente, che è grosso modo l'articolo 32 della Costituzione italiana, e ci siamo posti un problema che 40 anni fa non ci si poteva porre, cioè come questo principio debba valere nei confronti di pazienti che non sono in grado di esprimere la loro volontà. Noi, a questo noi ci siamo limitati, non è che abbiamo cercato di fare un trattato di filosofia, nemmeno di bioetica. Tant'è che il testo, e ripeto, parlo del testo democristiano, non del testo della sinistra tedesca, è cartesiano, va da sé, e prevede le modalità per lasciare le direttive anticipate di trattamento ad ampio raggio, e siccome loro
appunto sono tedeschi, e detto sì, ok, ma nel momento in cui le direttive non ci sono, tutto si basa quel processo anche lì sulla base di una sentenza di una sorta di Corte di Cassazione a sezioni riunite che aveva deliberato su un caso molto simile a quello noto in Italia, tant'è che loro hanno previsto che nel caso in cui poi non ci siano le volontà scritte, ci sono le volontà desunte che valgono, una volta che siano desunte, con certezza, esattamente come quelle lasciate scritte. Una cosa, diciamo, semplice, ma non perché sono dei superficialoni e non discutono del principio dell'inviolabilità della persona e della vita, ma perché hanno fatto una scelta diversa. Noi invece siamo stati in commissione, credo 3 ore, a discutere su un emendamento che recitava: è fatto divieto al medico, adesso vado a memoria ma non sbaglio di tanto, è fatto divieto al medico di prendere in considerazione le volontà del paziente qualora non siano state espresse nei termini codificati dalla legge, cioè dal notaio, eccetera. Io ero basito, perché qui non è che si tratta di buonsenso, è quel è fatto divieto al medico. Ecco, io credo che questo sia uno degli elementi per cui poi noi ci infiliamo in Italia in queste discussioni ideologiche che prendono il volo e si allontanano totalmente dal vissuto, credo, di ciascuno di noi, almeno di quelli, come è capitato a me. Onorevole, scusi, stavi a terminare. No, chiudo. Prego. Prendono il volo si allontanano dal vissuto. Poi non lo so se a voi non è capitato, a me è capitato di avere a che fare con persone vicinissime nelle situazioni terminali, e credo che obiettivamente, grazie alla saggezza dei medici, poi l'unica questione che uno si pone è quella, diciamo, giuridica: è questo cos'è, è accanimento, non è accanimento. A un certo punto le decisioni fortunatamente vengono prese. Non so se questo è un problema di linguaggio o è un altro problema. Il problema è che comunque noi sovraccarichiamo, anche attraverso il linguaggio, il lavoro nostro di definire una cornice di regole, lo sovraccarichiamo di significati palingenetici, filosofici, religiosi, che non sempre hanno e che spesso è bene che non abbiano. Onorevole, le chiedo proprio un sì o un no, perché la domanda in realtà la voglio rivolgere all'onorevole Orlando, e cioè se questo atteggiamento dei politici tedeschi le è parso un passo indietro della politica rispetto a certi temi, perché è così voluto, oppure cos'altro? Secondo me non è un passo né avanti né indietro, è il senso della misura, cioè quando fai il legislatore fai quella roba lì, poi... Dopodiché io e queste persone sicuramente abbiamo idee diverse del mondo, ma per esempio loro ce l'hanno, io abbercio, però su quel punto eravamo totalmente concordi.